Oggi vi faccio vedere il Poris de Abona, ho detto meglio il Poris. È a metà strada fra Los Cristianos e Santa Cruz. È uno di quegli indirizzi un po' da insider, perché non è pubblicizzato più di tanto. Non siamo Los Angeles, ci sono poco più di 1000 abitanti, però è meritevole di un video. E dicevo, molti non lo conoscono perché uscendo dall'autostrada, per quei pochi che sono usciti, uscita autostradale diretta, c'è un quartiere che è questo che siamo adesso, si chiama Casa Blanca, un quartiere di tedeschi, hanno costruito le loro casette e finisce lì. E in pochi sanno che invece c'è un paese un po' più grande, più che grande, un po' più attraente. Adesso vi giro la camera e vi faccio vedere. Eccolo lì. Fra un po' ci andiamo, cioè un attimo andarci, ci sono 1200 abitanti, immaginatevi che traffico e che problemi a raggiungere qualsiasi parte del paese in un attimo e a piedi. State qui fino alla fine, perché dopo faremo quella strada e andremo fino al faro che vedete là in fondo. Entrando nel centro del Poris e c'è un po' di architettura un po' più moderna, anzi moderna, guardate che belle che sono queste case. Chiaramente 4 appartamenti, scusate il casino del traffico, con delle strutture molto più moderne di quelle che abbiamo visto poc'anzi. E dall'altro lato direttamente il mare, con spiaggia, una vista mozzafiato. La prima testimonianza scritta dell'esistenza del Poris è del 1865, dove furono, diciamo, censiti 6 edifici e 7 capanne, praticamente sta roba qua. E gli abitanti erano 16, erano pescatori, agricoltori, direi pescatori, cioè 16 non è che si possa più fare tanta roba. Nel tempo sono aumentati a partire dagli anni 90, i canari hanno fatto la seconda casa, poi sono arrivati tutti i tedeschi e limitrofi che hanno costruito le casette che abbiamo visto poco fa, e gli abitanti sono aumentati. Nel 2000 erano 673 e nel 2020 1125. In realtà la gente che vive qua è ben di più, soprattutto nel periodo invernale, perché tanti di quelli che vengono a svernare ovviamente non si iscrivono nelle liste cittadine, per cui a vedere così io stimerei in 2-3.000 abitanti adesso in inverno. La passeggiata del Poris. Io per fare questi video arrivo sempre la mattina presto per averla più facile, per farvi vedere tutto senza schiamazzi, senza problemi, senza automobili, eccetera. Qui adesso non c'è nessuno salvo i passeggiatori mattutini. Tuttavia, posto che pomeriggio verso sera è pieno di gente, va da dove abbiamo iniziato il video, dove c'erano i pescatori in fondo, sarà 400-500 metri da qui, andando verso, poi va verso il centro del paese, che è questo, e volendo si può continuare fino al faro. Una bella cosa che non avevo mai visto è il salvagente. Avete presente nei luoghi di mare, soprattutto dove il mare è spesso in queste condizioni, e magari c'è chi si avventura a fare il bagnetto un po' troppo in là, e c'è la ciambella, no? Si può tirare la ciambella. Ecco, questa è la versione moderna della ciambella. Rompere solo in caso di emergenza. Io non avevo capito cos'era, ho letto, andate a leggere, sono le istruzioni, si può rompere, tac, e
praticamente è un salvagente che si gonfia e salva il malcapitato che non riesce più a tornare a riva. Bella idea. Al Polis c'è più o meno tutto quello che è necessario per vivere, perlomeno se non capita niente di grave. C'è la guardia civile, c'è la chiesa, c'è mercato, parco giochi per bambini, un ufficio della posta, una farmacia, una banca e qualche bar e ristorante. Tutto, fino a qua ce n'era solo uno. Bar e ristoranti ce ne saranno due o tre, ma non si viene qua per quello, si viene per godersi questa atmosfera. Bar e ristoranti, passeggiata, ci si ferma e si beve qualcosa, c'è un barrettino nell'angolo piccolo, ovviamente sempre pieno, adesso vuoto perché è così presto, anzi se mi fanno un caffettino lo prendo anche. Buenos días, ¿está abierto? ¿Ya está abierta? No, hasta las 11. Ok. Hasta la 11. Non mi dà il caffettino. Le barche dei pescatori. Polis de Amore significa piccolo porto naturale, che era poi questo, adesso c'è la sabbia, insomma, dove si può arrivare agevolmente con una barca. E non si sa o dal catalano. Mentre invece Abona significa grande pietra ed è una parola guanche, che sono i primi abitanti delle Canarie che sono arrivati dall'Africa a loro tempo. E questa cosa è rimasta, vedete, ci saranno qui una cinquantina di barche che si vede molto chiaramente che sono in uso. I pescatori dell'isola. E cosa ho visto? C'è un altro bar, non lo sapevo, 70 caffè. E questi sicuramente mi faranno il caffè che non ho ricevuto dall'altro lato. Il Polis è un posto tranquillissimo, un posto nel quale trascorrere brevi periodi per passeggiare alla velocità alla quale sto passeggiando io adesso. Non venite qua per fare vacanze in club dove ci sono 5 piscine o addirittura discoteche o bar notturni, qui queste cose ovviamente non esistono. L'unica attrazione è il mare, quello che vedete, e non dico a caso il mare perché ci sono diverse aziende che organizzano delle immersioni, quindi se vi piace fare sta roba è molto giusto, perché non chiedetemi dove, ma da queste parti ci sono degli angolini molto molto affascinanti. Cosa che a Tenerife è praticamente scontata, ma che ci tengo a sottolineare, è che la stragrande maggioranza delle spiagge sono accessibili anche se uno non si muove molto, molto agevolmente. C'è parcheggio, ci sono le rampe, le passerelle e le docce anche. Bella cosa questa, secondo me molto importante da tenere sempre presente. Un'altra spiaggia accessibile di Tenerife. Siamo nel centro del Polis, c'è anche qualche architettura un po', qualche casa con un'architettura un po' più moderna, però comunque lo stile canario è quello predominante. Qui sulla destra c'è il mercato dell'agricoltore. Questo vuol dire non che ci sia tutti i giorni, ma un giorno a settimana, se vorrei che sia gigantesco, però per un paesino così piccolo. Qui c'è la chiesa, guardate che eleganza. C'è l'asilo, abbiamo appena visto il parco giochi per i bambini, insomma c'è praticamente tutto. E da sottolineare anche quanto sia comoda
quanto sia comodo il Puris per i collegamenti, perché quella che vedete qui sopra è l'autostrada. Buon dia. Ed ecco le case per la gente normale, per i lavoratori che abitano al Puris. Ecco, queste sono case che costano decisamente meno. Un appartamento qui con una camera lo si trova a 70-80 mila euro. Il problema è che non si trova, cioè se lo si trovasse costerebbe quella cifra. D'altra parte è un posto talmente piccolo che non credo che sia necessario andare sui siti specializzati, bensì sia molto più efficace chiedere in giro se c'è un appartamento libero da qualche parte. Questo lava la macchina, ah, che bello. A me piacciono queste scene da altri tempi. Io credo che se si va a parlare con quel signore sicuramente sa che c'è il cognato dell'amico, del fratello di uno che va al bar con lui, che ha un appartamento da affittare o da vendere. Da affittare non ho idea quanto possa costare, o perlomeno non ho dati analitici, perché non ci sono offerte, non ho trovato offerte. Tuttavia conoscevo una signora che viveva qua, parlo di un anno fa, e pagava 450 euro. Appartamento bruttino, quindi facciamo l'appartamento un po' più bello, mettiamoci l'aumento del 20-30% che abbiamo avuto in questi anni negli affitti, arriviamo a 700 euro al mese. Questo è una stima comunque fatta da me. Ho già visto diverse macchine targate tedesche, questa è l'ennesima, Osnabrück, e ho già sentito diversi parlare in tedesco. Ecco, se mai pensaste di venire a fare qualcosa a queste parti, a vivere o al meglio a lavorare, ecco, l'inglese non serve, serve il canario e il tedesco. Nel frattempo siamo arrivati di nuovo al mare, tanto siamo sempre vicini al mare, e siamo dall'altro lato della passeggiata. A proposito di surf, c'è anche una scuola di surf. Doveste vedermi alla scuola di surf, che prendo lezioni, faccio le prove, prima fuori vado dentro, surf eccetera. Ecco, non salutatemi perché non sono io, è sicuramente un mio sosia. Ma non venite a questo bar, zona 23, perché c'è il barista più maleducato di Tenerife.
Finalmente ho trovato un posto senza vento, perlomeno con poco vento. Mi sono messo di fianco alla casa del faro, di là da quell'angolino lì c'è un vento della Madonna, vento che arriva dall'Africa. Questa è una zona molto soggetta anche alla calima, che è quel vento che arriva dall'Africa. A parte questo, siamo in un posto molto selvaggio, avete visto camper sperduti nel niente, turisti che camminano alla ricerca di loro stessi. Questo è un posto che diventa quasi mistico per certi versi. Bello per stare in pace con se stessi, per fare la passeggiata, per fare anche un periodo di vacanza. Per il mio carattere non troppo lunga, però comunque è un posto che dà tranquillità, senza dubbio. Alex, vivresti al Poris? Devo anche rispondere a sta domanda. Io dopo 3 ore impazzisco qua, devo fare... Cioè, se faccio una giornata intera mi serve una settimana a Las Vegas per riprendermi, perché non è assolutamente il posto per me. Va bene, fa la passeggiata, l'ho già detto diverse volte in questo video, però basta, dopo va bene così, perché c'è veramente pochissimo qua, c'è una calma eccezionale nel senso eccezionale bella, ma anche eccezionale nel senso che è un'eccezione, perché una calma così annoiante, così calma, non si trova da nessun'altra parte. Alex, investiresti al Poris? E cosa farei qua? Sì, se avessi l'azienda che fa le lezioni di surf o le immersioni, perché no, ma non è il mio mondo. Piuttosto di 3 bar che ci sono, volevo bere un caffettino stamattina, uno mi hanno detto sommariamente che era chiuso, uno non sono andato perché non riuscivo ad avvicinarmi abbastanza con la Vespa, e il terzo mi ha mandato via con cattiveria, quindi non ho latte, cioè, ma io dico un bar che non ha il latte. Io capisco se vai in una Ferramenta, dici mi dà 1 litro di latte, 2 mozzarelle, dici guardi qui vendiamo viti e bulloni, lo capisco, ma cazzo, un bar, poi... alle Canarie, dove la specialità del caffè è il lecce, vuol dire che sono 2 latte, che non è altro che un caffè espresso con il latte condensato e latte normale. E questo mi risponde: non ho il latte. Quindi forse è un business da fare, cioè, per i baristi, ecco, venite al Poris, perché c'è, probabilmente c'è un grande mercato. Vi basta essere gentili, non serve altro, avete già con l'attenzione al cliente, siete già riusciti a fare più degli altri, o perlomeno dei due dei tre che ho visto, il terzo non sono ancora stato. Quindi no, non investirei qua per niente, neanche nell'immobiliare, sono mercati piccolissimi, mercati chiusi, chi compra la casa qui o è di qui o se la compra per se stesso perché gli piace questa tranquillità, ma non si fa business neanche nell'immobiliare. Il Poris è un posto per stare tranquilli, per passeggiare, siamo vicinissimi ad Abades, non so se si vede, ma... Vedete quelle costruzioni che ci sono là in fondo? Quello è il lazzaretto di Abades, che ho fatto un video tempo fa, anzi vi metto il link qui sopra. Si può passeggiare da qui a Abades, sarà 20 minuti, non è così lontano, o al contrario. Posto fenomenale per quello, però basta. Adesso prendo la Vespetta e torno in mezzo al casino, torno in mezzo alla vita, perché qui dopo un po' è già abbastanza.